Vangelo secondo Marco. Una buona Pasqua a tutti. Il brano evangelico che ci viene proposto in questa festa dell'Ascensione di Gesù è l'ultima parte del Vangelo secondo Marco, sono proprio gli ultimi versetti. E quando si giunge all'ultima pagina di un libro, vuol dire che la storia si è conclusa. E in questo il Vangelo di Marco non fa eccezione. Ci dice infatti come si è conclusa la vita di Gesù. Non nel buio di un sepolcro, come ritenevano coloro che lo avevano giustiziato, ma nella luce del cielo, nella gloria del Padre. Agli occhi degli uomini Gesù era un fallito, uno sconfitto, ma nella Pasqua il Padre del Cielo ha pronunciato il suo giudizio, quello che conta. Gesù è glorioso ed è il vincitore. E poteva concludersi così il Vangelo secondo Marco. Invece l'Evangelista alla fine aggiunge un versetto che noi ascolteremo, che segna l'inizio di una nuova storia, al punto che tutto quanto è stato raccontato prima dall'Evangelista Marco è una preparazione a questa seconda parte nella quale oggi siamo coinvolti anche noi. E allora la festa di oggi, che segna la conclusione della vita di Gesù in questo mondo, non è altro che un passaggio di consegne ai discepoli, i quali erano stati coinvolti nel progetto di mondo nuovo di Gesù durante i 3 anni della vita pubblica, e ora è consegnata a loro la missione di costruire questo mondo al quale Gesù ha dato inizio. E in questa seconda storia siamo coinvolti oggi noi. Il passaggio di consegne è a noi. Siamo noi che dobbiamo portare avanti il progetto di Gesù. Sentiamo anzitutto come il risorto si è manifestato a questi discepoli. Il Signore si manifestò agli 11 mentre stavano a mensa e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. Non è un dettaglio marginale quello che viene richiamato dall'Evangelista Marco. I discepoli vedono il risorto mentre sono seduti a mensa. È un dettaglio che viene richiamato anche dagli altri evangelisti. Luca ci dice che i discepoli di Emmaus hanno aperto i loro occhi e hanno visto il risorto nel momento dello spezzar del pane, quando erano seduti a mensa. E anche Giovanni dice che sul lago di Tiberiade i discepoli hanno riconosciuto il risorto quando ha offerto loro il pane. E catechesi, è nel momento in cui la comunità è riunita nel giorno del Signore che, nel momento dello spezzar del pane, i nostri occhi si aprono e vedono il risorto. Siamo noi quindi adesso quegli 11 ed è a noi che il risorto parla. Proviamo a guardare in faccia a questi 11, uno per uno. Chi sono? Siamo noi. È un gruppo ferito. Dovrebbero essere 12, ma uno si è perso. Neppure Gesù è riuscito a coinvolgerlo nella sua proposta di venire anche lui costruttore del mondo nuovo. Giuda ha preferito continuare a credere nel mondo vecchio e si è alleato con i custodi del regno delle tenebre. E gli altri? Sono persone spaventate, timorose. Uno ha anche rinnegato il Maestro, Pietro. L'Evangelista Marco è molto duro nel presentare ciò che Pietro ha fatto. Impiega un verbo molto forte, anathematizein. Pietro ha cominciato a spergiurare e a maledire
Gesù. Gli altri evangelisti non adoperano questo verbo, che è l'unica volta che compare nei Vangeli. Pietro, per proteggere la sua vita, ha cominciato a maledire il Maestro. E che cosa fa il risorto? Li rimprovera. Rimprovera anche noi, ma non perché sono scappati, perché lo hanno rinnegato, perché sono paurosi, no. Li rimprovera perché sono increduli e duri di cuore. Nell'ultimo capitolo del Vangelo secondo Marco si insiste tanto sulla difficoltà che questi discepoli hanno avuto nel credere. Si dice che non hanno creduto alla Maddalena, non hanno creduto ai due discepoli di Emmaus che avevano incontrato il risorto. Perché Marco insiste tanto su questa mancanza di fede dei discepoli? Chiariamo che cosa significa credere, e allora non ci meraviglieremo delle difficoltà che hanno avuto gli undici a credere, perché è la stessa difficoltà che incontriamo noi oggi. Gli undici hanno ricevuto la testimonianza di coloro che avevano fatto l'esperienza del risorto, lo avevano visto, la Maddalena, i due di Emmaus. E gli undici non dubitano della loro sincerità, ma questa non è ancora adesione di fede, è la conclusione di un ragionamento logico. Gli undici hanno certamente detto: la Maddalena e i due di Emmaus sono affidabili, non hanno alcuna ragione per mentire, la loro testimonianza è vera, è molto ragionevole quello che raccontano. E la vera fede presuppone la ragionevolezza, altrimenti è creduloneria. Ma non si riduce a un assenso intellettuale, a una verità. Credere in Gesù è una scelta d'amore. Non basta rimanere affascinati dalla sua persona o dalla sua proposta di vita. Bisogna decidersi a unire la propria vita alla sua. E questo è difficile, perché la proposta di Gesù va in direzione opposta a quello che ci suggerisce la nostra natura umana. I discepoli hanno fatto fatica a credere. Perché? Perché se Gesù è risorto, se il Padre lo ha accolto nella gloria, allora significa che lui aveva ragione. Aveva ragione quando diceva che chi tiene per sé la propria vita la perde, chi invece la dona la realizza in pienezza. Se lui è risorto, allora l'uomo riuscito non è quello che i discepoli hanno in mente, ma colui che dona tutto se stesso per la gioia del fratello. E allora, se Gesù è risorto, tutti i sogni di gloria che Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni e anche noi abbiamo coltivato devono essere definitivamente accantonati. Ecco la difficoltà a credere. Se in noi non sorgono questi dubbi, se non proviamo questa difficoltà nel dare l'adesione di fede a Gesù di Nazareth, vuol dire che non abbiamo capito che cosa comporta credere in Gesù. La durezza di cuore, i dubbi di questi discepoli sono i nostri. Tante volte anche noi esitiamo e ci chiediamo: sarà poi vero che donando la vita come ha fatto Gesù la indovino? Non sarà meglio che anch'io mi adegui a ciò che fanno tutti? Se rinuncio a godermi la vita, non avrò dei rimpianti alla fine? Ecco la difficoltà a credere, che significa dare l'adesione alla proposta che Gesù ci fa. E notiamo, Marco ci vuole far sentire vicini questi undici. Non dice che dopo i rimproveri che Gesù ha fatto, ha mostrato loro dei segni per indurli a credere. Non dice come
è accaduto in altri momenti, nella manifestazione del risorto, non dice guardate le mie mani, i miei piedi, o a Tommaso metti il dito nel mio costato. No, non dà alcun segno. Li ha lasciati nella condizione di chi è chiamato a credere sulla testimonianza di chi ha visto il risorto. E noi oggi crediamo sulla testimonianza di questi 11, ai quali noi siamo grati perché sono stati loro che ci hanno consegnato Gesù e il suo Vangelo. Malgrado la loro fragilità, le loro debolezze, hanno portato a compimento la loro missione. E se oggi noi abbiamo la fortuna di conoscere Gesù e di scoprire il tesoro del Vangelo, lo dobbiamo proprio a questi 11 testimoni, gente di poca fede. E dopo il rimprovero a questi 11 per la fragilità della loro fede, noi ci aspetteremmo che prima di affidare loro una missione difficile e impegnativa, Gesù si attendesse da loro un segno di pentimento, una presa di coscienza della loro indegnità. Invece, sentiamo cosa chiede a questi discepoli deboli e timorosi, ed è ciò che oggi chiede a noi. Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Andate, ha detto il risorto agli 11. Devono partire, devono mettersi in movimento, e chi parte si allontana da un certo luogo, da certe persone, da un certo ambiente. Che cosa si sono lasciati alle spalle questi 11? Il loro piccolo mondo palestinese, le loro tradizioni religiose alle quali erano molto affezionati perché le avevano apprese dai loro padri, e devono andare verso nuove terre, nuove culture, per seminare non le loro tradizioni religiose, ma il Vangelo. Cerchiamo di avere ben chiaro in mente ciò che il risorto chiede a noi oggi: annunciare il Vangelo. Per molto tempo la missione che ci aveva affidato Gesù era stata interpretata come l'incarico a fare del proselitismo. Tutti dovevano diventare cristiani, un pochettino come facevano i farisei che giravano mari e monti per fare un proselito. E per ottenere queste conversioni, lo sappiamo ciò che è accaduto nella storia purtroppo, si è ricorsi anche alla coercizione. Abbiamo sentito a volte qualcuno che si lamenta, qualche prete che dice: ma in questo mondo, in questa società, non si riesce a convertire nessuno. E chi ti ha chiesto di convertire qualcuno? Il risorto ti ha chiesto una cosa soltanto: annuncia fedelmente il Vangelo. Convertire, cambiare i cuori, non è compito del predicatore. È lo Spirito che opera queste conversioni. Tu devi solo annunciare fedelmente la parola del Vangelo e poi fidati della forza divina che è presente in questo seme. Ricordiamo quella parabola che ci viene riferita soltanto da Marco al capitolo 4. Il seminatore getta il seme nella terra. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme spunta e cresce. Come? Lui non lo sa, perché non dipende da lui. Dipende adesso dalla forza divina presente nel seme della parola evangelica. Quando questo seme è gettato nel cuore di qualcuno, non se ne libera più, perché non è parola umana e produce frutti straordinari. Il contenuto allora di questo messaggio, Vangelo, è sintetizzato
In questa parola, di cui conosciamo bene il significato, lieta notizia. E qual è la lieta notizia che deve essere annunciata? Una sola: l'amore incondizionato di Dio per l'uomo, la vita divina che Cristo ha portato nel mondo. Non quindi che Dio è buono con i buoni e che punisce ed è severo con i cattivi. Questo l'hanno sempre detto tutti prima. Dobbiamo annunciare che Dio ama tutti, anche i malvagi. Questa è la novità e questo deve essere annunciato a tutto il mondo. Lo devono sapere tutti. E questo annuncio del Vangelo deve essere fatto a tutta la creazione. Noi ci aspetteremmo che dovesse essere annunciato agli uomini. Ma il Vangelo non deve cambiare solo il cuore degli uomini, ma tutta la creazione. Che cosa significa? Proviamo a osservare ciò che è accaduto. Come hanno gestito il creato gli uomini? Sono stati mossi dal disegno del creatore che loro avevano capito e quindi sapevano come devono essere gestiti i beni della terra. No, sono stati mossi dai loro criteri, dai loro egoismi, e allora si sono lasciati muovere dalle cupidigie, dalle bramosie insaziabili, e invece di essere dei giardinieri, dei custodi del creato, sono diventati despoti e predatori. Hanno manipolato a piacimento la natura, l'hanno piegata ai loro disegni egoistici e progetti folli. E lo sappiamo come è stato ridotto il creato. Hanno reintrodotto il caos, un mondo invivibile. E difatti Paolo nella lettera ai Romani dice che tutte le creature sono in attesa dei benefici effetti di salvezza che introduce l'annuncio evangelico. E l'annuncio del Vangelo libera l'uomo e lo porta a instaurare un rapporto nuovo con il creato, con il rispetto del creato, perché deve essere posto a servizio poi di ogni uomo. E continua il risorto dicendo: il credente e battezzato sarà salvo, il non credente invece sarà condannato. Stiamo attenti a questo linguaggio orientale che contrappone sempre il bianco e il nero, due scelte, una di vita e una di morte. Chi crederà? Vuol dire, chi darà la propria adesione a questo Vangelo, alla proposta di uomo e di mondo nuovo fatta da Gesù, viene salvato da questa parola. Salvato non vuol dire portato in paradiso, lì vengono accolti tutti fra le braccia del Padre del Cielo. Salvato subito, cioè, se lui aderisce al Vangelo, realizza in pienezza la propria umanità. Se invece non aderisce, non viene salvato, non si lascia salvare e quindi non si umanizza, perché chi costruisce la propria vita su proposte diverse da quella che Cristo ci fa non costruisce in pienezza la propria esistenza. E il battesimo è il segno di questa piena immersione, come tralci alla vite, immersione nello Spirito di Cristo. E sentiamo adesso con quali immagini Gesù ci presenta il cambiamento del mondo che viene operato quando viene accolto il Vangelo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. C'è una domanda che ci sentiamo rivolgere spesso dai non credenti: a che cosa serve la vostra fede? Che cosa produce?
Dicono: noi vediamo i credenti che vanno a implorare qualche santo quando sono malati e sperano di ricevere un miracolo. Noi ci fidiamo della scienza, non dei santi. Una certa creduloneria scambiata per fede non produce assolutamente nulla, anche se ha molto seguito ancora. La fede intesa come richiesta al Signore di compiere qualche miracolo per risolvere i nostri problemi, e questa è solo alienazione. Ma Gesù nel Vangelo di oggi risponde proprio alla domanda che ci viene posta dai non credenti: che cosa produce la vostra fede? Se è creduloneria non produce nulla. Ma Gesù dice: se tu ti fidi realmente del Vangelo, cioè della proposta di uomo e di mondo che io faccio, tu assisti a dei prodigi, a degli eventi inattesi, straordinari, che non ti saresti mai aspettato. Se nel mondo immediatamente scomparissero tutte le guerre e gli uomini si trattassero da fratelli, si aiutassero gli uni con gli altri, il più forte che aiutasse il più debole, cambierebbe il mondo? Noi diremmo: un prodigio assolutamente inatteso. Se non accade, è proprio perché non si dà l'adesione alla proposta che Gesù fa. Ecco, dice Gesù: i prodigi non accompagneranno i predicatori come miracoli che danno la prova che loro hanno ragione. Questa è un'interpretazione apologetica del miracolo che Gesù ha sempre rifiutato. È una generazione perversa e adultera quella che chiede questi prodigi. E purtroppo è stato alla fine del secondo secolo che il miracolo è stato interpretato come prova, e noi abbiamo ereditato questa concezione. La prova che la religione cristiana è quella vera è che vengono fatti miracoli. Gesù ha rifiutato questa interpretazione. Ha detto: annunciate il Vangelo, aderite a questa proposta e assisterete a prodigi. E li presenta questi prodigi, chiamati segni, con cinque immagini che vengono prese dalla Bibbia. Vediamo di interpretarle e di capire. Il primo di questi segni: il Vangelo caccerà i demoni. Lasciamo stare gli esorcismi con i loro riti e le formule che li accompagnano, e non confondiamo le patologie che vanno curate dai medici con i demoni con cui Cristo si è confrontato e di cui ci parlano i Vangeli. I demoni sono realtà molto concrete, li conosciamo tutti, questi spiriti immondi che ci rovinano, ne facciamo tutti l'esperienza, e hanno dei nomi ben chiari e precisi: il demonio dell'orgoglio, la cupidigia, la bramosia del denaro, l'attaccamento ai beni. Demoni questi che ci disumanizzano, i rancori, il volerla farla pagare a chi ci ha fatto del male, la dissolutezza morale, l'egoismo, la falsità, l'ira, la gelosia. Sono questi i demoni che ci disumanizzano, ci fanno diventare violenti, crudeli, insensibili ai bisogni del povero, ci rendono meno uomini e anche un po' bestie. Questi sono i demoni che vengono scacciati non dall'acqua santa, dal Vangelo. Dove arrivano il Vangelo, questi demoni scompaiono. Se in una famiglia c'è la divisione a causa di invidie, di attaccamento ai beni, dissolutezza morale a volte, divisione fra marito e moglie, se arriva il Vangelo, questi demoni scompaiono. E si assiste a prodigi, prodigi inattesi. Fratelli che forse da 20 anni o 30 non si parlano più per un'eredità mal divisa, ecco che, accogliendo il Vangelo, si rendono conto che sono chiamati a rapportare
rapporti che sono quelli che Cristo propone, e poi parleranno lingue nuove. Quali sono i linguaggi che gli uomini hanno sempre impiegato? Quello della forza, il linguaggio che viene impiegato continuamente anche oggi, e quando i politici devono affrontare i loro problemi fanno a gara chi alza di più la voce. Sono degli indemoniati, sono posseduti dai demoni dell'orgoglio, della tracotanza, perché sono più forti. Questi demoni suggeriscono il linguaggio dell'insulto, e poi non ci si parla più, fanno parlare le armi, il linguaggio della rappresaglia, della vendetta, del rispondere al crimine con un altro crimine. Questo è il linguaggio del mondo vecchio. L'umanità nuova ha bisogno di un nuovo linguaggio, che è quello suggerito dal Vangelo, quello dell'amore, del perdono, del servizio reciproco, incondizionato. E i discepoli devono saper parlare bene questo linguaggio, deve venire loro spontaneo, dalla loro stessa natura di figli di Dio. Come quando si parla una lingua, uno non sta a ragionare, a richiamare le regole di grammatica e di sintassi. Viene naturale parlare una certa lingua. Il discepolo che si è lasciato compenetrare dal messaggio evangelico parla naturalmente questa lingua dell'amore. E poi prenderanno in mano i serpenti. Anche questa è un'immagine biblica. Ricordiamo come i salmisti e i profeti hanno impiegato l'immagine degli animali che lottano gli uni con gli altri, che poi fanno la pace nel mondo nuovo. Ecco, attraverso le immagini degli animali viene indicato il regno di Dio, dove non ci sarebbe stato più posto per le ostilità, le rivalità, le aggressioni fra gli uomini. E questi serpenti sono ancora un'immagine che troviamo già all'inizio della Bibbia, il serpente che suggerisce agli uomini di stare lontani da Dio, e dice Gesù: il Vangelo ti immunizza da questi serpenti. I discepoli non devono avere paura, perché la forza che hanno ricevuto da Cristo e dalla sua parola li rende invulnerabili. Ricordiamo ciò che ci viene ricordato da Luca al capitolo 10, le parole di Gesù: io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni, sopra ogni potenza del nemico, nulla vi potrà danneggiare. Bene, altra immagine: se berranno qualche veleno, non li danneggerà affatto. Di veleno nella nostra società ne circola tanto. Sparge veleno chi banalizza la sacralità dell'amore e della fedeltà coniugale. Sparge veleno e chi non fa più distinguere fra ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è vero e ciò che è falso, per cui tutto vale il contrario di tutto, per cui alla fine uno non sa più che cosa fare. E la norma diventa ciò che mi piace. Sparge veleno chi suggerisce come norma di vita la ricerca incondizionata del piacere come sommo bene. E sono questi i messaggi che avvelenano le nuove generazioni. Lo vogliamo o no? Un po' di veleno siamo costretti a berlo. Il Vangelo, dice Gesù, ci immunizza. Puoi rimanere un pochettino stordito, puoi anche pensare che ciò che ti dicono i mass media sia vero, ma se tu hai assimilato il messaggio del Vangelo ti accorgi che non sono loro che hanno ragione. È Gesù di Nazareth che ti dice la verità sull'uomo. E poi sui malati imporranno le mani, e non dice che guariranno. Il testo greco dice
callos exusi. Avranno beneficio da questa imposizione delle mani, le guarigioni le fanno i medici. Ma la accoglienza del Vangelo ti fa capire e dare un senso anche a questi momenti di debolezza e di fragilità che fanno parte della nostra condizione umana. E quando tu ti accosti con serenità a questa realtà e accetti questa condizione, ti aiuta anche a ottenere un effetto più benefico dalle medicine che ti dà il medico. Ecco ora il passaggio di consegne che viene fatto. Gesù ha compiuto la sua missione, ora tocca a noi portarla a compimento. Sentiamo. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi avranno beneficio. Secondo il giudizio degli uomini, Gesù è stato uno sconfitto, un fallito che è finito in un sepolcro, poi hanno fatto rotolare una pietra enorme davanti a questo sepolcro e tutto è finito lì. Lo diciamo anche noi, metterci una pietra sopra, vuol dire è concluso tutto. L'Evangelista Marco dice alla fine del suo Vangelo che le cose non si sono concluse così e ci presenta il giudizio di Dio su Gesù di Nazareth e ci presenta questo giudizio impiegando gli schemi culturali del suo tempo. Dice: non è finito in un sepolcro, non si è conclusa lì la sua storia, ma è stato assunto in cielo e siede alla destra di Dio. Il cielo non è l'atmosfera, è la dimora di Dio, è la casa del Padre, non il sepolcro quindi, ma la gloria della casa del Padre. E poi siede alla destra di Dio. Questa è un'immagine che richiama gli usi delle corti orientali, dove i sudditi che avevano dato prova di fedeltà al loro signore venivano convocati a regge insieme a tutto il popolo e davanti a tutti il grande sovrano li faceva sedere alla sua destra. Ricordiamo anche le parole del salmista, il quale rivolge al sovrano di Israele nel giorno della sua intronizzazione queste parole. Il Signore dice a questo re: siedi alla mia destra, cioè è l'invito a tutto il popolo a considerare questo re di Israele come un protetto dal Signore. L'Evangelista vuole dirci che Gesù di Nazareth, lo sconfitto, è stato proclamato da Dio il suo servo fedele. E per questa sua fedeltà il Signore lo ha esaltato, gli ha dato un nome al di sopra di ogni altro nome, come dice la lettera ai Filippesi, a lui ha sottomesso ogni creatura, come dice la lettera ai Corinzi di Paolo. La conclusione: quei discepoli, andando, annunciarono ovunque il Vangelo, mentre il Signore cooperava e confermava la parola che annunciavano con i segni che accompagnavano questa parola. La frase conclusiva è per dirci: i discepoli non devono sentirsi soli. Gesù, che ha percorso le strade della Palestina, che era fisicamente con i suoi discepoli, non si è allontanato. Non è più dove era allora, ma è oggi dove siamo noi in ogni momento. È sempre con noi e accompagna il nostro annunzio con i segni. Teniamolo presente e interroghiamoci. La parola che noi annunciamo
produce questi prodigi e questi segni, perché se non accadono questi prodigi, allora dobbiamo chiederci se il Vangelo che annunciamo è quello autentico, perché il Signore ha detto che l'adesione alla sua parola avrebbe prodotto dei segni straordinari. Auguro a tutti una buona Pasqua e una buona settimana.